Benvenuti in questa nuova pausa caffè. Oggi parliamo di chess, ma non il chess, ma prima sfida! Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Girano i dischi di Aldo Ricci. Ho fatto una lista di cose molto lunga, e tra l'altro poi la ritroverete qua sotto testuale, su tutte le cose che hanno presentato di interessante al CES 2019 di Las Vegas. Allora, innanzitutto andiamo con qualche numero. 4.000 espositori e 180 sono i visitatori attesi al CES di Las Vegas. Non ho mai visto un CES così affollato. Allora, iniziamo con le cose che fanno più clamore, che sono i televisori. Signature OLED TV R è il primo, ve lo leggo perché non è che so, è il primo, la prima TV che si arrotola. Praticamente molti non hanno detto una cosa, che è un televisore da 65 pollici, Ultra HD e schermo OLED, che è l'unica tecnologia che permette di avere dei schermi così sottili per farli diventare pieghevoli. Ma non puoi comprare solo il televisore, ma il televisore è compreso di mobile, perché quando schiaccio il bottone il televisore si richiude a rullo dentro il mobile. Costerà sicuramente un fottio, ma questo insomma non è quello, chi compra una cosa del genere non ci interessa. Altra cosa, birra fatta in casa con Home Brew, che praticamente è come una macchinetta del caffè, solo che invece di uscire il caffè esce la birra, in sostanza. Ma ve l'ho detto in soldoni, però dovrebbe essere questo. LG inoltre ha fatto un accordo con Apple che gli permetterà di avere all'interno dei nuovi televisori AirPlay 2 e HomeKit. Questo è un passo avanti soprattutto per Apple, perché dimostra di voler aprire un po' il loro sistema. Samsung lancia il primo TV a micro LED con pannelli che vanno da 65 pollici fino a 219 pollici. Mo me dovete dire dove cazzo lo mettiamo 219 pollici. Probabilmente non entra nemmeno in questa stanza. Comunque 219 pollici. Altra cosa interessante per chi di voi ama la domotica, bla bla bla, tutti i nuovi TV di gamma LG 2019 in avanti avranno Alexa incorporato. Tra l'altro vi dico che sto facendo un altro test con un'altra telecamera che ho messo qui in studio per capire un po' come va, è della NetVue, e la sto provando e questo è quello che vede. Faccio qualche altro test e poi vi faccio una breve recensione solo per chi ama domotica. Poi andiamo avanti. Panasonic lancia il TV GZ20.000 che è da 55 a 65 pollici. Sony invece punta all'esagerazione, Z9G 85 pollici e 98 pollici, entrambi 8K. Che cazzo ci proietteremo su questi 8K? Non lo so, però 8K. Poi, chiuso il discorso televisori, che ci interessa ma fino a un certo punto, andiamo e continuiamo a parlare di smart. Smart che non è la macchina, ma è tutto ciò che è controllabile tramite cellulare o Alexa o Google Home, insomma tutto quello che è controllabile esternamente. IKEA lancia le tende smart compatibili con Alexa e Google Home, si chiamano Cadrilli e Firtur, discutibile, e costeranno dai 99 ai 159 euro. Questo è molto interessante e appena saranno disponibili le sostituisco a queste mie. Elsley montatura smart che usa tecnologia infrarossi e sensori di movimento per capire quando chiudiamo gli occhi, sbadigliamo, muoviamo la testa. Questa è una sorta di sistema di sicurezza magari per quando guidiamo, perché magari se sei alla guida ti sveglia se si accorge che hai chiuso gli occhi. Non è da sottovalutare, è un bel sistema. Be Safe, giubbino airbag da bicicletta come quello di Dainese, incorporato all'interno della giacca, una cosa del genere per chi va in bicicletta. Upnos, questo è interessante, occhio per tutti quelli che russano,
non so quando saranno in commercio queste cose, ma Upnos, come, H-U-P-N-O-S, non so come si chiama, maschera smart che usa vibrazioni, luce e ventilazione per evitare di farvi russare. Questa è una cosa interessante, sarà una cosa così, non lo so, poi vi vediamo. Will, prima sedia a rotelle automatica, praticamente consente di accompagnare persone disabili in spazi pubblici, solo in spazi pubblici ovviamente. Jax Jocks, un peso smart, tra l'altro non ho visto effettivamente di che cosa. Jax Jocks, ah, è proprio un peso a tutti gli effetti che vi dice effettivamente quante volte l'avete sollevato. Costerà 150 milioni di dollari e servirà veramente a poco, credo. Eccolo qua. Vabbè, comunque fanno tante cose, tutto smart, ovviamente. Apriamo brevemente quello che è la parte foto-video che ci interessa di più, ma non ho visto grosse novità, almeno non ne hanno parlato. Nikon ha lanciato il 1430 serie Z, che va a accompagnare tutto il resto delle ottiche Z. E questa è una cosa molto interessante, Atomos annuncia che si potrà registrare RAW in uscita HDMI su Z6 e Z7. Questa è tanta roba. Panasonic Panasonic annuncia che le camere S1 e S1R, quindi il nuovo formato di Panasonic, saranno disponibili da marzo e hanno annunciato anche le prime funzionalità, basta che poi andate sui link e ve le guardate. L'OWA, come cacchio si chiama, lancia un 9mm f2.8 che è dedicata proprio al sistema DJI X7, quindi per i droni. Mozza Mini, avete visto poco fa, qualche tempo fa, una mia recensione sul Mozair 2, molto interessante. Ecco, stanno per lanciare il Mozza Mini S, Smartphone Gimbal Relayed. Secondo me non serve a niente, meglio meglio l'Osmo Pocket. Chiudo con una parte audio dedicata a Panasonic, che presenta 4 nuove modelli di cuffie da look vintage, tipo quelle che ho provato ultimamente, le HTX90N, gli auricolari HTX20B e le cuffie sottilissime dai colori super vivaci, da quello che dicono, HF410B e NJ310B. Io voglio sapere perché si nomi, ma una cosa tipo cuffia colore accesi non era, no, abbiamo fatto questi stravaganti. E parlando di Technics, visto che io ce l'ho là, lancia due giradischi, l'SL1500C e l'SL1200MK7, e le cuffie wireless e il lettore SLG700. Basta, vi ho detto tutto. Vi interessa magari pure le auto? Bene, Mercedes ha lanciato la classe CLA, molto discutibile se vogliamo il lato estetico. Davanti è praticamente una serie A a tutti gli effetti. Il dietro forse è una CLS, è un mix di varie cose. L'interno è ormai stile con 2 megapad, ma c'è Byton & Byte, che è una startup giapponese, se non ho capito male, che li ha fregati perché dentro ha messo uno schermo da 48 pollici, praticamente è largo come tutto il cruscotto. L'altezza non l'ho letta, comunque è una bestia. Basta, questo è tutto quello che ho scoperto di interessante dal CES. Ovviamente ci saranno altre mille cose, vediamo di provare qualcosa. Il Nikon, mi dovrebbe arrivare qualcosa da Nikon nelle prossime settimane, qualcosa da Sony, insomma, vediamo, sono qui, mi raccomando. Se voi avete visto qualcos'altro in giro di interessante, scrivete qua sotto, così poi chi legge magari vede i vostri commenti. E basta, ci vediamo alla prossima pausa caffè, ciao! Girano i dischi di Aldo Ricci.